Ciao amici di MyFastBook, oggi vi presento il libro di Giuseppe Catozzella, Il grande futuro, della Edizioni Feltrinelli. Racconta la storia di Amal. Amal nasce su un'isola in cui è guerra tra esercito regolare e neri, soldati che in mano impugnano il fucile e nell'altra il libro sacro. Amal è l'ultimo, servo figlio di servi pescatori e migliore amico di Ahmed, figlio del signore del villaggio. Da piccolo una mina lo sventra in petto e ora Amal, che in arabo significa speranza, porta un cuore non suo. Amal e Ahmed si promettono in peritura amicizia, si perdono con i loro sogni in mezzo al mare, fanno progetti e dividono le attenzioni dell'affezionata Karima. Vivono un'atmosfera sospesa, quasi fiabesca, che si rompe quando le tensioni che pesano sul villaggio dividono le loro strade. In questo nuovo clima di conflitti e di morte, anche Assim, il padre di Amal, lascia il villaggio, portando con sé un segreto inconfessabile. Rimasto solo, Amal chiede ancora una volta il conforto e la saggezza del mare, e il mare gli dice che deve raggiungere l'imam della grande moschea del deserto, riempire il vuoto con un'educazione religiosa. Amal diventa preghiera, puro Islam, e resiste alla pressione dei reclutamenti. Resiste finché un'ombra misteriosa e derelitta riapre in lui una ferita profonda che lo strappa all'isolamento. Allora si lascia ruolare. La religione si colma di azione. L'educazione militare lo fa guerriero, lo fa uomo, lo prepara a trovare una sposa per generare un figlio. Ma è questo l'unico destino consentito? Qual è il bene promesso? L'avventura di vivere finisce davvero con la strage del nemico? Insomma, con la leggerezza e pienezza alla Mark Twain, Giuseppe Catozzella racconta una storia che attraverso la leggenda cerca il presente e nel presente si avvita, con febbrile determinazione. Un libro sicuramente da leggere. Buona lettura!